doping, amore, bugie. Carolina Kostner, la miglior pattinatrice italiana di sempre, medaglia di bronzo ai Giochi di Sochi 2014, rischia una lunga squalifica che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera. Per errori altrui e non propri, che lei adesso può pagare a caro prezzo. La procura del CONI ha chiesto 4 anni e 3 mesi di inibizione per aver mentito e coperto le pratiche illecite di Alex Wazer, marciatore azzurro, vincitore delle Olimpiadi 2008 e suo fidanzato all'epoca. Nel 2012 l'atleta altoatesino era stato trovato positivo all'epo e condannato a 3 anni e mezzo di squalifica. In un primo momento aveva difeso a spada tratta Carolina. Però lei veramente in questa cosa non c'entra niente, io voglio solo difenderla, perché non è vero che non fai Grand Prix perché per la mia positività o per quello. O lei sapeva qualcosa, non è vero? Ma poi l'inchiesta è andata avanti e il marciatore azzurro, per ottenere uno sconto di pena, ha deciso di collaborare con gli inquirenti, rivelando tutti i dettagli della vicenda, anche quelli che coinvolgevano l'ex fidanzata. Lei avrebbe mentito per amore e per coprirlo, lui no. Questa è la tesi della procura antidoping. È caduta tante volte nella sua carriera, Carolina. Alle Olimpiadi di casa di Torino 2006 e a quelle di Vancouver 2010. Ma si è sempre rialzata, conquistando, sulle note dell'Ave Maria di Schubert, una storica medaglia olimpica ai Giochi di Sochi 2014. Stavolta, però, sarà difficile riprendersi da questa brutta storia di un amore ingenuo e tradito, con o senza squalifica.